Professoressa, quali sono gli obiettivi che si pone la medicina di genere? Gli obiettivi che si pone la medicina di genere è una terapia migliore per gli uomini e per le donne. Intendo dire che la medicina di genere non è la medicina delle donne, ma è la medicina degli uomini, dei bambini, delle donne e delle bambine. Cioè ognuno curato per le sue peculiarità rispetto al determinante della salute, genere e sesso. E questo è estremamente importante perché se noi cominciamo a definire la malattia delle donne e perdiamo una parte del nostro universo, e conoscere le differenze fra gli uomini e le donne significa migliorare la terapia in tutti e due i generi. È stata presentata una ricerca condotta su medici e specialisti per quanto riguarda le aspettative della medicina di genere. Quali sono i risultati di questa ricerca? Abbiamo scoperto che sia gli specialisti e i decisori conoscono che cos'è la medicina di genere e si rendono conto che la medicina di genere può avere delle importanti ripercussioni nella pratica clinica, però chiedono come. Cioè chiedono che venga fatta più educazione, chiedono che vengano date linee guida di genere specifiche e chiedono anche che ci sia una maggiore attenzione alla prevenzione di genere e alla terapia di genere. Dal punto di vista istituzionale e legislativo si può fare qualcosa di più per la medicina di genere? Allora, diciamo che tanto è stato fatto, perché da quando abbiamo incominciato a lavorare su questo fronte intorno agli anni 2000 in Italia, abbiamo l'AIFA che ha messo su, l'AIFA è l'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha messo su un gruppo dedicato a farmaci e genere, quindi a livello istituzionale, rimane tantissimo da fare, cioè non a caso noi siamo ancora al 74esimo posto nella classifica degli stati per quanto riguarda le nostre attenzioni al genere. Ovviamente gli stati sono 135 e prima di noi fa meglio anche Bangladesh, quindi dobbiamo assolutamente prendere e convincere i nostri politici, i nostri decisori, che la medicina di genere non è una curiosità ma è una necessità, e che fare genere, come dice la Banca Mondiale, significa anche favorire lo sviluppo del paese, e in questo momento mi sembrerebbe molto importante.